Ciao a tutti, oggi voglio presentarvi un nuovo diffusore. Arriva dall'azienda Inogir, come vedete in questo scatolo di cartone molto spartano, però diciamo il cartone è bello resistente, in più all'interno ci sono i pezzi per far sì che arrivi integro a casa. Viene posto quindi all'interno di questa scatola ben custodito, perché la parte superiore del nostro diffusore, la cupola, è in vetro satinato. Poi ci sono il pezzo interno, sempre a forma di cupola, ma questo è in plastica, che permette quindi la diffusione del vapore acqueo. All'interno mettiamo l'acqua e ha una capacità di 300 ml, quindi all'incirca un 10 ore di funzionamento. Questo dipende anche dal modo in cui andremo a usarlo, se sarà una leggera nebbia oppure diciamo una nebbia più grande, quindi la velocità dalla velocità dipende anche il tempo di funzionamento. La base è in plastica similegno, i piedini sono gommati per una stabilità sul piano d'appoggio. Sulla parte anteriore troviamo due tasti, l'uno serve per regolare i colori e possiamo farlo sia in modalità fissa, quindi sceglieremo un colore e lo fisseremo se ci piace quello, quindi schiacciando due volte il bottone, altrimenti schiacciando una sola volta i colori andranno a sfumare e quindi passeranno da un colore all'altro delicatamente sfumandosi, e i colori sono ben 7. Abbiamo la possibilità di utilizzare il vapore in diverse modalità, quindi dalla modalità più bassa, una leggera foschia, a una modalità sempre più elevata. Vi faccio vedere in pratica com'è che funziona. All'interno della scatola troverete il diffusore, il filo da attaccare alla corrente e in più ci sarà il misurino per l'acqua e il manuale di istruzioni in lingua inglese, ma comunque è semplicissimo da utilizzare, quindi è molto intuitivo, anche senza il manuale sarete in grado di poterlo utilizzare. Vediamo allora un po' com'è che funziona. Vado a schiacciare. Come vedete, in questa modalità i colori cambiano, passa da un colore all'altro senza nessun problema, non si nota molto il colore, magari vicino alle mie mani potrete vederlo. Dall'altra invece schiacciamo per accenderlo e far fuoriuscire il vapore. Come vedete, il vapore esce e possiamo quindi aromatizzare, diciamo, gli ambienti della nostra casa, avendo un'aria più pulita. E il diffusore può essere utilizzato solo con acqua, quindi per un semplice umidificatore. Se aggiungiamo delle gocce di olio essenziale all'interno dell'acqua, invece avremo un diffusore che ci profumerà gli ambienti, soprattutto per chi ha animali in casa o comunque per chi fuma. È un prodotto davvero utile. Il prodotto, come vi ho detto, è di qualità, il prezzo è rapportato proprio alla qualità del prodotto, quindi ve lo consiglio. Ciao, alla prossima.